Lavori in corso a Pescara in vista degli eventi del 31 dicembre e del 1 gennaio. L'anno nuovo inizia con lo spettacolo di Umberto Smaila a Piazza Salotto, ma c'è attesa per lo storico gruppo dei Pooh che si esibirà nelle aree di Risulta, lato Terminal Bus, il primo giorno del nuovo anno alle ore 18. Si prevedono 20.000 presenze. Sono già partiti i lavori per il palco dove si esibirà lo storico gruppo ed è interdetto un tratto del terminal bus delle aree di Risulta. Ma come cambierà la viabilità? I punti salienti nelle parole dell'assessore comunale di Pescara, Alfredo Cremonese. Ma allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare zero disagi per tutti coloro che devono raggiungere la nostra città, perché nessun posto auto è stato toccato. Un piccolissimo disagio per Tua, che ringraziamo. Chiaramente abbiamo fatto delle adeguate riunioni con loro, perché da oggi, come state vedendo, sono partiti i lavori di montaggio del megapalco che sorgerà sull'area di Risulta. E quindi stiamo occupando una zona naturalmente riservata agli autobus. Tutto Pescara è raggiungibile da tutte le parti, il parcheggio a sud rimarrà sempre aperto, soltanto la giornata del 31 e dell'1, come è sempre accaduto, avremo qualche leggero disagio perché i parcheggi a nord e dell'area bingo non saranno utilizzati. Quella dell'area bingo è destinata ai pullman che verranno, insomma, abbiamo per la prima volta abbiamo tantissimi pullman, ci hanno fatto richiesta di arrivare qui a Pescara. Chiaramente l'area del concerto sarà preclusa il giorno del concerto, quindi qualche piccolo disagio solo il 31 e l'1, ma tutti i parcheggi dell'area di Risulta sono fruibili e chiaramente scatteranno i divieti, quelli normali. Non si potrà il giorno del concerto parcheggiare su Corso Vittorio e su via Bassano, così come il 31 dalle 20:30, insomma, non si potrà più parcheggiare nel quadrilatero centrale della città. Ma da oggi fino al 31 ci sono delle zone a rischio multa? Assolutamente no, come dicevo prima, i parcheggi sono tutti a disposizione di cittadini e di coloro che verranno qui a Pescara, non c'è alcun tipo di disagio, l'unico disagio è quello, ripeto, qui che abbiamo creato alla Tua per il montaggio del palco, non abbiamo alcun tipo di problemi. I problemi si avranno qualche leggerissimo problema il 31 e 1, collegato chiaramente alla viabilità ordinaria per il concerto del 31 di Capodanno e dell'1, e i parcheggi però dell'area di Risulta sono tutti fruibili. Il quadrilatero centrale quando sarà interdetto? Dalle 20:30 del 31 di dicembre abbiamo chiaramente ci sarà l'interdizione della zona centrale, nelle quattro strade, le classiche, via Parini, via Regina Margherita, via Mazzini e via Regina Elena.